i Ferragnez hanno decisamente avuto giorni migliori. In trasferta a Los Angeles da qualche settimana, Chiara Ferragni e Fedez hanno informato i follower dell'operazione a cui è stato sottoposto il piccolo leone, ed è nato l'ennesimo caso. L'intervento all'orecchio, senza il quale a lungo andare il bambino avrebbe potuto perdere l'udito, è filato liscio. Leone ora sta bene, come dimostrano i post successivi a quelli in ospedale, ma quando la notizia è finita su Striscia la Notizia e Fedez ha sentito la battuta di Ezio Greggio l'ha presa male. Facciamo tanti auguri per una buona convalescenza al piccolo leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che si è sottoposto a un piccolo intervento ai timpani, ha detto in puntata il conduttore. L'intervento si è reso necessario perché tutte le sere Fedez gli cantava la ninna nanna. Poverino, non c'era un'alternativa visto che è così piccolo. Sì, l'intervento dovevano farlo a Fedez, ed eliminargli le corde vocali. Si scherza, ok, ma il rapper non ha riso per niente, punto. Fedez ha commentato la vicenda su Instagram e detto di essere rimasto basito e di aver trovato quella battuta un po' pretestuosa e anche un po' cattiva. Quindi è arrivato il dietrofront sulla sovraesposizione mediatica. Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione, e comunichiamo in un certo modo, ma a volte è meglio tenersi le cose per sé, quindi ovviamente è anche un po' colpa nostra, ed è giusto ammetterlo. Punto. Quasi contestualmente a questa autocritica di Fedez, arrivano le critiche e pure un po' di preoccupazione per sua moglie, Chiara Ferragni. Uno degli ultimi selfie ha infatti allarmato molti suoi fan. Non c'è didascalia e lei, l'influencer italiana più potente al mondo, si immortala in macchina, sempre a Los Angeles, con indosso una maglietta dei Nirvana, e un trucco total pink. Niente di strano, a descriverlo così, l'ennesimo autoscatto della Ferragni. Ma quando è apparso sul suo profilo, i follower hanno notato qualcosa di diverso in lei. Punto. Intanto la sua espressione sembra malinconica, fa notare un utente. E altri? Come mai sei triste? Perché quello sguardo? Poi il trucco rosa non aiuterebbe, anzi. Perché fa molto congiuntivite, scrive un'altra sotto al post di Chiara. Ma ti hanno menato? Chiede un altro. È quindi forse colpa del trucco che la Ferragni sembra triste e sottotono, oppure, come ipotizzano diversi fan, è ancora preoccupata per il figlio, che è stato operato da poco? In ogni caso, i fan le sono vicini. Chiara, ho notato che sei triste, lo vedo dai tuoi occhi. Ti capisco perché anche io lo ero quando mia figlia ha subito l'intervento agli occhi. Tuo figlio Leone ha avuto un'operazione all'orecchio, così ho letto? Mi dispiace, sono cose che una mamma non vorrebbe, x i suoi figli.